Tante critiche sono arrivate al Pescara dopo la sconfitta con il Cittadella, tante critiche anche da parte dei tifosi per Francesco Zampano, che forse tifosi si aspettavano da te fino a questo momento del campionato un rendimento migliore, cosa non sta andando per il verso giusto? No, niente, il Cittadella comunque cioè ogni squadra comunque non è male, cioè il cambiamento in Serie B comunque è un cambiamento importante. Niente, non ci ha fatto giocare, erano molto aggressivi, poi ci ha fatto gol dopo un minuto e magari un po' l'amarezza, un po' perché dopo un minuto prendi gol e nessuno se l'aspettava, e comunque per nostre due disattenzioni e niente, dobbiamo cercare di cambiare rotta, cercare di adesso andare a Parma e fare il risultato. Non hai giocato tutte le partite quest'anno, ma sei soddisfatto del rendimento che hai avuto nelle gare in cui sei stato chiamato in causa? Ho avuto un po' di problemini, ho vinto la prima a Foggia che avevo la febbre, poi ci ho avuto male alla caviglia e poi altre partite miste magari ho visto altre persone meglio, quindi ho messo loro. No, si può fare di più e si deve fare di più come tutta la squadra, quindi niente, ci alleniamo sempre al massimo per dare sempre di più. Fino all'ultimo minuto del mercato sembrava che Zampano dovesse andare via da Pescara. Sei rimasto? Sei convinto di questo progetto? Sei convinto della scelta di essere comunque rimasto a Pescara in questa stagione in Serie B? Oppure pensavi e speravi di restare in Serie A? No, sicuramente sono contento. Ma non so voi giornalisti o chi pensa che sono rimasto qua con la testa sbagliata, cioè non ho proprio capito niente. Poi io non devo né dimostrare niente ai tifosi che dicono che è rimasto qua con la testa sbagliata, perché non mi interessa proprio quello che deve sapere il mister, il gruppo e tutti quanti quello della società lo sanno, quindi ovvio fa piacere comunque se c'è interesse a Serie A come tutti i ragazzi, cioè, e non devo giustificare niente a nessuno comunque. In difesa Zeman ha un po' alternato tutti i terzini fino ad oggi, anche tu hai giocato delle partite, altre no. Come state vivendo e come stai vivendo tu in particolare questa situazione? Un po' di incertezza. Ma tranquillamente, siamo tutti forti comunque dei terzini, non c'è da lamentarsi, quindi il mister mette quelle che magari sta meglio e niente, siamo un gruppo, chi gioca gioca, basta vincere, non è quello importante, cioè poi farà il mister le sue valutazioni.